Valerio Galati, Prodiere, Lega Navale Trani. Simone Ferrarese, timoniere, Circolo Vela Bari. Abbiamo iniziato insieme, febbraio 2017, qualche anno prima avevo fatto qualche uscita di prova, insomma, però il vero inizio, insomma, è stata questa data qui. In questi 3 anni siamo cresciuti tanto, la cosa buona è che abbiamo sempre continuato la nostra crescita, almeno fino ad Auckland, e speriamo che continui fino a Genova e anche dopo, ovviamente. Sono stati 3 anni molto intensi, abbiamo rinunciato a tutto il resto, diciamo, della nostra vita, abbiamo dedicato tutto al 49er, alla vela e alla campagna olimpica, quindi vediamo come andrà nei prossimi mesi. Ma è sempre, diciamo, il percorso classico, quindi da bambino con l'Optimis, poi le derive giovanili. Ho iniziato con le classi olimpiche con il laser standard per circa 2-3 anni. Poi c'è stata una piccola parentesi di 6 mesi in 470, già col ruolo di prodiere. Mi ha fatto, diciamo, abituare un po' al trapezio, al ruolo di prua. E infine poi a febbraio del 2017 con il 49er. E questa barca alla fine si è ritenuta quella che, cioè penso sia quella che più mi piace, più sia conforme alle mie caratteristiche, una barca veloce, dinamica, dove bisogna fare una regata sveglia, nel senso è molto veloce, quindi sportiva. E la mia carriera è iniziata dall'Optimist, da piccolino, e poi ho continuato, molto presto ho iniziato il match race, ho fatto 10 anni di match race, parallelamente tante barche grosse, maxi e orc, insomma barche classiche. E dopo ho fatto una campagna olimpica in Finna, e l'ho vissuto a Valencia con il mio ex coach Luca Devoti. E adesso siamo passati in 49er, che insomma conosciamo tutti, uno skiff acrobatico, veloce, che mi piace tantissimo. Da piccolo vedevo i fratelli Sibello e li guardavo, e quindi siamo contentissimi anche di avere Gian con noi. Ma sei atleta tutto il giorno, nel senso che fai tutto quello che fai in funzione di migliorare in barca. Anche quando ti riposi, ti stai riposando perché devi essere pronto al nuovo allenamento o regata o quello che sia. Quando mangi, il discorso è lo stesso, e ti alleni a seconda dei miglioramenti che vuoi fare. In acqua ti alleni per migliorare un aspetto che può essere la portenza e i giri di boa, perché è quello che poi ti porterà sempre più vicino alla tua meta finale, che è l'Olimpiade, che però appunto resta una meta finale. Nel frattempo ci sono tante piccole regate, sfide che devi affrontare, pensare nel stare nel presente e pensare a queste piccole sfide che poi ti faranno crescere, ti permetteranno di raggiungere quello che vuoi. E la campagna olimpica, sì, come diceva Valerio, consiste in tutti i 360 giorni dell'anno, oltre i 170 che facciamo di allenamento. Ovviamente tutti i giorni ci svegliamo e tutto ciò che facciamo è funzionale per poter migliorare la nostra performance al prossimo evento, al prossimo allenamento. Quindi ogni giorno ci svegliamo e veramente facciamo tutto quello che possiamo per migliorare e migliorarci. Ovviamente fanno lo stesso tutti gli altri equipaggi di livello alto internazionale, quindi il bello della campagna olimpica è che ogni singola giornata persa nell'anno va sfruttata nella maniera migliore, non bisogna mai perdere nessun momento e poter curare tutti i dettagli possibili. Come velista probabilmente Robert Scheidt, non solo per quello che ha vinto, ma proprio per la passione che trasmette. Sempre più, diciamo, ora che comunque è un velista maturo, grande di età, comunque trasmette la stessa voglia di uscire in barca ogni mattina che ha un ragazzino di 11 anni, insomma. E quella è la cosa bella, proprio la passione e il feeling con la barca, qualsiasi barca poi su cui naviga. Sportivi ce ne sono davvero tanti, diciamo. Da piccolo seguivo un po' il calcio, mi piaceva molto Filippo Inzaghi perché era un calciatore che era sempre vicino alla porta e quando era il momento metteva la palla dentro, quindi questo aspetto, diciamo, di estrema cattiveria sportiva, estrema determinazione o fame di gol era quello che più mi ha impressionato, perlomeno in quegli anni da bambino. Il mio mito velista direi Ben Hesley, perché rappresenta esattamente quello che penso delle classi olimpiche. Non ha mai, non si è mai tirato indietro in nulla, ha sempre fatto tutto quello che poteva, credo, per poter riuscire a prevalere sugli altri. Credo che sia l'unico spirito valido per poter riuscire a prevalere nell'ambiente olimpico.
Sportivo è difficile, ce ne sono tanti, ovviamente mi piace molto Mohamed Ali, insomma un po' per la sua storia, però dei giorni attuali anche Bolt, Phelps, insomma questi sportivi colpiscono perché non sbagliano mai e ci fanno capire che la mente umana può arrivare a un livello di molto superiore a quello che pensiamo. È sempre stato difficile spiegare la vela agli amici, ai parenti o comunque gente lontana dal mare. L'unica, diciamo, quello in cui ci si può sforzare è quelli di invitarli sulla propria barca magari in estate o perlomeno non in barca ma almeno ad avvicinarsi al mare a 360 gradi. Dopodiché niente, c'è una passione che ad alcuni scatta soltanto quando insomma vedono e poi provano la barca, perché è difficile spiegare. Niente, a volte porti qualcuno in barca, lui si innamora e poi continuerà da solo, insomma, si compra la barca, fa un corso e continua. Sì, spiegare la vela, come diceva Valerio, è sempre stato difficile, però niente, c'è gente a cui piace, gente a cui non piace, invito sempre la gente a cui non piace a approfondire un po' per conoscerla meglio e poi valutare dopo averla conosciuta. Ovviamente portare qualcuno in barca e farli innamorare del nostro sport è una cosa fantastica, ogni volta che è successo con i nostri amici è stata una bella esperienza. In 49er evitiamo di invitare amici e fidanzate in maniera da non rompere definitivamente con loro, perché la barca acrobatica e non a seconda delle condizioni non sarebbe possibile, però sì, cerchiamo sempre di trasmettere questa passione a chi possiamo.